Siamo in compagnia del dottore Massimo Siano, il nuovo pediatra di Carinola. E gli chiediamo un po' come mai questa grande novità per Carinola, che in effetti non so da quanto tempo, insomma, non avesse il pediatra, e come funziona la vicenda. Lei ci può spiegare, così magari diamo una mano a chi ovviamente ha bisogno del pediatra. Va bene, io sono Massimo Siano, sono il nuovo pediatra dell'ASL di Carinola, vincitore di una zona carente straordinaria di Carinola. E la zona di Carinola era vacante da tanti anni di un pediatra, è stata fatta bandita una zona carente e Quindi vincere il concorso è lei, perfetto. vincitore sono risultato io. Come funziona? Quindi sono il pediatra dell'ASL, Ma lei sta solo a Nocelleto o viene pure a Carinola proprio centro, lì nella sede? No, Nocelleto, lo studio Ah, ce l'ho quindi qua, qui a Nocelleto, Nocelleto, a via 4 Novembre, sì, qua. via 4 novembre, lo studio, e c'è studio Di fronte al, diciamo, all'albergo di Laura Passaretti, qua, ho capito, perfetto. sì, lo studio è aperto tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, 3 volte di mattina e 2 volte di pomeriggio. E poi, poiché io sono anche il pediatra di Mondragone, ho altri 3 giorni a settimana, sono anche a Mondragone dove ci sono altri pazienti. Mi dica un po' come funziona, cioè devono andare all'ASL, che No, devono fare? adesso, allora, i miei pazienti che già erano con la dottoressa precedente, che era la dottoressa Broccoletti, una sostituta, la dottoressa con il mio arrivo è andata via, e quindi perché il titolare sono io, però i pazienti della dottoressa Broccoletti O di altri pediatri, lo stesso. oppure tutti i pazienti che di Carino adesso vogliono iscriversi con me, devono andare all'ASL e devono cambiare medico, Indicando oppure il vostro nome e cognome. indicando il mio nome e cognome, ricordando che per legge dei bambini da 0 a 6 anni devono stare con il pediatra. Va bene. Quindi tutti i bambini a Carinola e a Falciano del Massico in particolar modo devono venire, devono Ah, stare col quindi la pediatra. notizia è anche per Falciano del Sì, Masio e sì, anche sì. per Mondragone, quindi perché Mondragone, diciamo, di più fa Carinola, perché a Mondragone ci sono altri altri pediatri. pediatri, Invece quindi a quelli di Carinola e a Mondragone Falciano possono. del Massico c'è solo io, ci sono Esatto, solo io. quindi quelli di Mondragone possono pure rimanere col pediatra Sì, che c'avevano no, quelli prima. di Mondragone resteranno con i loro pediatri. I Quelli. bambini di Carino e Falciano hanno come punto di riferimento il Ho dottore Siano. È capito. logico che è più comodo avere un pediatra a Carino e venire allo studio qua a Carino. Perfetto, la ringrazio. Grazie, Ringrazio, le faccio tanti auguri, buon grazie lavoro a lei, grazie. e.